La citazione giusta sarebbe "Oh shit, here we go again". Ah, vabbè, effettivamente poi anche questo andrà su sul canale, quindi buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questa nuova live o questa replica di live, se starete guardando la replica di Captain Tsubasa Rise of New Champion. Io sono reduce dalla live del Dreamfest di Dream Team, non so effettivamente qua come sistemarmi, perché adesso dovrei spostare il microfono dall'altro lato, mettere giù la tastiera. Inizia che macello. Scusate. Spero di non distruggere il mondo. Ok. Dovremmo esserci. Non so come sto messo a livello di carica del pad, quindi è meglio che lo tengo collegato. Evento Furano. Ovvero, Bard, sei pronto a sclerare come un drago? Sì, lo sono. Fascetta dorata. Ah, ribaditemi sempre come si sente l'audio, che non lo so mai. Ok. Versus online. Ma adesso sono arrivato ora e ho trovato qualcuno. Sì, ho trovato Ino. Yeah. Si sente perfetto, ottimo, grazie. Tanto poi sei Alba. Poi la rimetto anche sul canale. Adesso, tempo al tempo, finisco qua e poi la rimetto anche sul tubo. Allora, ho ancora 3 incontri di biglietto. Sfida online. Non capisco perché crea un giocatore per la squadra Furano, me la mette come missioni evento quando il bonus per creare un giocatore della squadra Furano finisce prima dell'inizio dell'evento. Sta cosa io veramente boh. Giuro. Boh. Boh. Tanto vedete che in Lega sono bronzo 3 e non gioco più una partita di Lega da... Boh, non ho memoria. Come sono in rete, che tra poco devo andarci anch'io? Sono gli stessi di sempre, Alba. 0,42% per i 4 giocatori in rate up. I 4 giocatori in rate up sono Ino, Gentile, Michael e Misaki. Sono ottimi, è un Dreamfest pazzesco da quel punto di vista. Però, come tutti i Dreamfest e tutte le Dream Collection, trattasi di eventi ad altissimo tasso di rischio. Bard, sai che c'è un programma che si chiama Quello che passa al convento, in cui ci sono suore che cucinano? Oddio, ti prego, dimmi che è vero. Dimmi che è vero e dimmi dove andare a recuperarlo. Dimmi dove andare a recuperarlo, che devo assolutamente guardarlo. Tra l'altro, mia moglie da piccola è stata mandata all'asilo delle suore. E non ha bellissimi ricordi di quel periodo. Vabbè, ricerca di avversari, con calma, tanto possiamo farci un panino. Cappello della consorte sulla scrivania. Su TV 2000, ok, la becco pure. Ridotta la ricerca degli avversari. È importante crederci, eh. Io nel frattempo mi faccio le missioni giornaliera senseia. No, ma bella, eh. Oh, e sì che io le limitazioni del matchmaking le ho aperte tutte. Cioè, gli ho detto anche, trovami un avversario, va bene anche nel Congo con la connessione a 56K. Ho detto, trovami chi mi vuoi trovare, ma trovamelo. E invece no, niente.
Incredible. Scusate se mi metto di lato, ma io lo schermo ce l'ho di là. Ecco, questo non dovrebbe essere assolutamente europeo. Ma è pazzo! Ha messo in attacco Victorino in questo evento. A meno che non ha un attaccante fortissimo sui tiri aerei, allora gioca Vittorino Cross, Vittorino Cross, Vittorino Cross, e in tal caso ok, ci sta, o altrimenti non me lo spiego perché ha messo Vittorino in attacco. Inizia lui. Appunto. Vittorino Cross, Vittorino Cross, Vittorino Cross. Va bene, perfetto. No, scusa, ho schiacciato il dribbling. Ma non va in contrasto. Non mi vanno in contrasto i giocatori. Ah, beh. Non mi parte il dribbling, che cavolo è sta roba? Ma non mi parte il dribbling! Si ferma il giocatore anziché dribblare! Cosa? Ma non mi partono i dribbling dei giocatori? O mi si è rotto il pad? Addirittura l'ha fermata. No, niente, non mi parte neanche la corsa, è pazzesco. Cioè, o è una questione di lag di quelli proprio devastanti. Non ho fatto neanche in tempo. Volevo passare. Volevo fregarlo col retropassaggio, ma non c'era nessuno. Ah,
Orca l'ha presa. Angolo! Dov'è Snyder? Ma sei scemo, stai lì. Cosa? No, dai, non esiste veramente, non scherziamo. Niente, non parte il dribbling, raga. Non so che cosa fare. Cioè, ci sono dei momenti in cui lagga veramente talmente tanto che non mi parte la mossa. Porca m'ha fregato. Alleluia, No! No! Fuori gioco! No, fuori gioco! Guarda, sono disperato in questo solo gente che fa una guerra di logoramento come il 15-18 sclero male. Cioè, cacchio, cioè, pazzesco, io non ho parole. Io questo gioco veramente tutte le volte mi piace perché è dannatamente bello, ma cazzo si è fatto male. Mi spiegate perché Snyder non corre se ho il dito perennemente premuto su L1? Cacchio, e finalmente. Oh! Alleluia! E che cacchio, quando incontro quelli più forti va bene, sono più forti, pace! Hi fire! No, scusa! Yes.
E non va. No, o cambio pad o cambio gioco. Non c'è la via di mezzo. Ma bloccane una! Adesso che sei morto ne blocchi una. Guarda, in Captain Soprano ho appena trovato un hacker, mi saranno partite varie bestemmie. In quale? In Dream Team o in questo? Non puoi fare 30 volte la stessa azione. 15 sì, 30 no. E non va il dribbling. Va bene. 2 sì, 3 no. Niente, se ci risiamo. Va bene che è stanco, ma non è che ha perso le mani perché è senza stamina. Qua mi ha fregato lui. Bene.
Ma giustamente proverà a tirare la prima occasione. Io giustamente caricherò il full power per la prima occasione. Oggettivamente, adesso non è. Mi piace il suo logo, il gatto nero che sta cagando sul pallone con le ali viola, è bellissimo. Però perdere una partita del genere, ragazzo mio, con uno che sa fare un'azione, no. No, non so se è un comunque devo sistemare problemi di pad, perché il fatto che non mi partano, cioè mi si ferma il giocatore senza che corra, senza che parta il dribbling, è pazzesco. Su Dream Team l'hacker, strano, ormai sono quasi, non dico del tutto scomparsi, ma sono molto masochistici perché la club se li becca ormai banna in tempo zero. Il mio pacchetto tesoro. Hai trovato il nuovo Ino e Gentilone? Ino sì, Gentilone no, Ino doppio. Addirittura. Non è andata male, Dome, mi è andata discretamente bene. Nella media, ripeto quello che ho detto in live, poi nel caso la recupererai su YouTube. Dovessero andarmi così tutte le live, cioè tutte le live, tutti i Dream Fest, io ci farei la firma. Sì, Ino, l'ho provato prima in un paio di amichevoli. S1, perché naturalmente non avevo da potenziargli le tecniche. Però, ma regolarmente segnato anche a Genzo. Ripeto, S1, quindi vale quello che vale. Vale relativamente poco come metro di paragone. Bisognerebbe provarlo in S99 a capire se alla fine è stata un'eccezione. Installazione completata con Computer Modern Warfare. Fai di aggiornamento. Ero convinto di averlo disinstallato. Comunque, secondo me è esattamente l'attaccante che pensavo che fosse, né più né meno. Se dovesse giocare con un Christiansen che gli dà sempre palla alta, Christiansen Dream Collection. E bello. Mi sono proprio goduti che 41 minuti su di lui. Ah, quelli del video di ieri, sì. Felice che qualcuno abbia apprezzato. Sei uno dei pochi in realtà. Intanto sto facendo le missioni di Sensei, non fateci caso. No, veramente non sto scherzando, sto facendo le missioni di Sensei perché almeno mi porto avanti. Qua il matchmaking è sempre stato quello che è. Perché io, ragazzi, io sono consapevole che faccio dei video molto lunghi, ma l'ho spiegato anche il perché faccio dei video molto lunghi. E io purtroppo non ho. Prendo Andrea come esempio, che tanto Andrea, con Andrea ho un rapporto bellissimo, facciamo le live insieme anche sull'altro canale, quindi prendo lui come esempio anche perché è il più conosciuto dalla community. Andrea lo vedete, Andrea esce un aggiornamento alle 8 del mattino, lui alle 8:01 o è in live o ha già fatto in video. Fa live praticamente, non dico tutti i giorni, ma
ma quasi. Fa video solo ed esclusivamente su Captain Tsubasa. Io, dovendo fare video anche su Senseiya, non avendo lo stesso tempo da poter dedicare alle live, anche perché comunque sapete che ho in ballo i progetti della Wow, il progetto della traduzione del manga e tutto quanto, eccetera, eccetera. Io preferisco fare un video singolo, ma lungo, nella quale dico tutto. Piuttosto che dover centellinare le varie informazioni fra video, live e quant'altro. Io devo fare, tra virgolette, di necessità virtù, cioè nel senso, io posso fare il video una volta, posso fare il video un giorno, in quella volta e in quel giorno devo per forza di cose dire o provare a dire tutto quello che ho da dire. Non posso tenermi le cose per dopo. O per un'altra volta. Quindi i miei video inevitabilmente sono sempre stati e verranno sempre lunghissimi. Purtroppo tanta gente questa cosa non la capisce e vede un video di 40 minuti e dice: a 40 minuti che palle, non guardo neanche la sigla, per dire. E ci sta, è lecito, non gliene faccio una colpa, nemmeno io so come mi comporterei di fronte a video di 40. Beh, no, oddio, quelli dei ragazzi dello Zodiac, anche quando sono belli lunghetti, me li guardo volentieri. Però, nel senso, ripeto, non gliene faccio. Non ho neanche visto questo chi sono. Non so se è forte, non so se è debole, non so nulla. Non so neanche che importa. Soda in difesa, stima per quest'uomo comunque. Isaki? In difesa mi sta devastando. In difesa mi sta devastando. E qua non posso dar la colpa al pad perché qua per adesso ha sempre funzionato. Ah, dovevo passarla in mezzo, che scemo. Giustamente lui non la dà a Snyder che è lì a mezzo centimetro. Malora! In difesa mi devasta. Devo dargliene atto. Partita per ora priva di lampi, da una parte e dall'altra. Soda l'assassino! Partita giocata
Boh, gente senza mani verrebbe da dire. Non riesco neanche a caricare un super tiro. Capito che Soda ha il tiro bello e che tu lo voglia sfruttare, ma... Prima azione che potevo fare! Partita piatta, piatta ma proprio di quelle piatta. Soda l'ammazza campioni. Ma chi è Sase poi? Ma sarà uno di quelli della Furano, perché bisogna per forza usare 8 giocatori della Furano. Ah, m'ha fregato. Volevo passarlo, non l'ho fatto in tempo. Dai che è stanco. Porca la presa. That's the way.
No, non è vero che non servono a niente. Ogni super tiro. Sì, non serve a niente, hai ragione. Ci ho provato a dargli un senso, ma inutile negare l'evidenza. Bello l'1-2 che non si chiude. Proviamo a tirarlo un po' per le lunghe. Ah, ho sbagliato. Bella. Bella, Snyder. Uno stop alla Gilardino. Soda illegale questa partita. Ben, man of the match Soda. Quanto viaggia Soda? Finita 1-0. Lo stop di Iora del gioco mi ha fallito. Comunque Soda, illegalità di Rise. Veramente, non lo pensavo così forte. Cacchio, averlo saputo. Vabbè, nel secondo tempo me la sono giocata leggermente meglio. Lui aveva un solo modo di attaccare. Nel senso che puntava sempre a sto cavolo di dribbling. E aveva un solo modo di difendere, tutto con R1. Ci ho messo magari un po' più del dovuto a capirlo. Comunque sì, dicevo, i super tiri normali qua non servono a niente, a parte quello di Santana. Quello di Santana comunque è abbastanza forte, perché Santana ha un bonus che aumenta di potenza in base al numero di avversari che lui riesce a dribblare. Quindi se in un'azione riesce a dribblare 3 o 4 avversari, lui praticamente ha un V1 che è forte come un V2. Ma è l'unico caso. Non aveva attaccanti top, infatti me lo sono chiesto anch'io come mai questa scelta. O che non ha creato nessun attaccante, non ha creato nessun giocatore della Furano, ma Misaki? Quando ho detto Misaki ho detto perché Misaki? Boh. Oppure il caro vecchio Analyze. Ma l'Analyze adesso che l'hanno nerfato è diventato un tiro normale. Flash ancora ogni tanto, eh. Ogni tanto flash ancora, però mo devi essere proprio, cioè, in una mattonella grande così per farlo flashare. È più giusto.
Allora, ultima partita del giorno, dai, poi direi che possiamo chiudere. Facciamo partire il matchmaking, intanto continuo a fare le missioni giornaliere su Sensei Awakening. Me la metto qua. Bello, carino. Forse voleva segnare con Soda, sì. Ma per segnare con Soda devi comunque arrivare sulla tre quarti. Te lo puoi permettere quando hai una squadra di difensori fortissimi. Lasci, come si dice, fai avanzare Soda, te la giochi con gli altri. Quando hai un difensore di ruolo... No. Questo è forte. Nero e verde, dai. Questo è forte. Valutazione 479, io sono a 150. È tre volte me. È tre volte me questo. 450, io sono a 150. A naso mi dovrebbe devastare. Poi vediamo. Formazione buona. New Hero, Matsuyama davanti alla difesa, Jonah in difesa, Matsuyama in porta, Schneider in attacco. Puzza un po' come partita. No, non credo, solo perché l'ha trovato subito. Quello può essere anche solo fortuna. Ok, fatemi bloccare. Porca boia. Ma no, dai! No, niente, non riesco a giocare. È un'altra, questa è un'altra di quelle partite dove non parte il pad. Ma Jean, sei a mezzo centimetro, lo puoi usare? Non ho fatto niente, non ce l'avevo neanche in mano. Il pad. E vaffancuore. Ma vaffancuore. Qua vorrei quittarla dopo 2 secondi. E non... Oh, c'ho John in mezzo, non mi prende niente.
Vabbè, questa l'ho capita, la classica partita, ti stanco il portiere tirando da ogni dove, vabbè, pace, onesto, ci sta, cioè, è fattibile. No, scusa! Ma un blocco! Uno! Uno! Un blocco! No, niente, non va il padre, che cacchio. Mo lo cambio, veramente. E tira. Quando mai? Ciupa. Intanto so che stai provando a tirare da casa tua o a darla a Snyder per tirare da casa tua. Urca! E non prende la palla. Sì, vabbè, dai. Tra un po' qua mi segna Jean. E si dimentica la palla. Sì, tutti che dimenticano la palla, ma la cosa bella è che poi mi dicono: Barde, ma sei te che pretendi? È un arcade, ma che cavolo c'entra che è un arcade? Ma che cavolo. Non è un flipper! È un arcade. Non è un flipper! È un arcade! Non puoi fare così male le animazioni standard come gli stop e i passaggi. È pazzesco! Comunque parlo del Neo Drive, OP se lo sai usare alla perfezione, comunque oggi per il tiro di... Eh sì, ci sono musiche di Rise New Hero che amo, sì anch'io, è vero, le musiche sono effettivamente belle. Eppure qua si parla di logoramento, esardo. Ciao, perde per il suo sviato, sono venuto in live, bella Anto. Tutti che si dimenticano la palla, no? Boh. Io non ho parole, io non ho parole, veramente. Tienila, tanto lui o la dà il New Hero o la dà Snyder.
Fallo stancare. Mi flasha. E la dimentica lì. Oda che salta. Ecco, mi sembrava troppo bello per essere vero. Niente, non ne vinco una di queste. Fai una bella cosa, va. Top. Così almeno hai fatto il tuo bel gol e non rompi le balle a tirare da casa tua. Aspetta che altri giocatori impostino i giocatori delle squadre. Boh, mi imposta. Che palle quando giocano così, mamma mia. E prendi e tiri da casa, e prendi e tiri da casa, e prendi e tiri da casa. Porca miseria. Uno prova a fare un'azione normale. Che due palle, veramente. Questo era il difetto che aveva Dream Team secoli fa. Ma cacchio, ma per un gioco per cellulare te lo aspetti anche, ma uno da PC, no, uno da console, no. Addirittura, bella questa. Questa gliene do atto. Qua ha fatto una bella azione. Adesso usa la sua parata. Scusa! No, vabbè, non ci credo, dai.
Ovvio. Dai, tira da lì, adesso carica il tiro, torna indietro. No, incredibile, non ha caricato il tiro. Dai, Yamamuro! Oh, finita. Oh, si sente proprio tic tic. Si sente proprio un lievissimo disturbo sul microfono. Strano. Vabbè, tanto raga, era l'ultimo. Ho provato a spegnere e riaccendere il microfono, quindi spero che vada. Si sente ancora? Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo. Si vede che anche il microfono si è rotto le scatole. Meglio, ok. Si vede che anche il microfono si è rotto le ba... Si sente ancora. Fa niente, raga. Tanto era l'ultima. Era l'ultima, anche perché c'ho il tunnel carpale che mi sta uccidendo. Io purtroppo questo gioco fisicamente non riesco a giocare, letteralmente. Cioè, mi distrugge veramente la mano. Non riesco a fare più di un tot di partite. Vabbè, dai, ragazzuoli. Anche per Rise of New Champion era... Per oggi era tutto, vado a fare un trapianto di bile, perché sto gioco con me è così, mi fai trapianti di bile, gioco pulito, che gioco pulito, va bene, ok ragazzuoli, anche a te Mago, anche a te, un abbraccio, un bacione a tutti, grazie per avermi seguito in questa seconda live mattutina, seconda tra virgolette, però effettivamente era la seconda live mattutina, pace belli, alla prossima.